dico la verità, noi come gruppo siamo rimasti sempre molto compatti, anche nei momenti difficili. Può succedere partite come quella di Bisceglie che si perde la testa un attimo per delle situazioni, dei momenti, però ecco, l'importante è che poi il gruppo è unito, è coeso, e durante la settimana ancora una volta abbiamo ripreparato la partita, ma come facciamo sempre, cioè una squadra che dà tutto durante la settimana e lo riporta anche in campo. Come ti dicevo prima, magari a differenza con l'ultimo periodo sono state delle situazioni, dei momenti dove la palla purtroppo non entrava in nessun modo. Oggi finalmente è andata dentro e quindi ora bisogna stare calmi, perché una fetta di B è vero, cioè abbiamo 4 punti di vantaggio, ma mancano ancora 3 partite per noi, 4 per gli altri. Quindi per la matematica ci servono ancora 5 punti. Una volta che abbiamo fatto i 5 punti festeggiamo tutti insieme e allora possiamo veramente coronare quest'anno fantastico. Tornando alla partita in... Vai. Dedica per i gol. Ma io la dedico sempre comunque alle persone che mi stanno vicine, alla famiglia. E poi oggi volevo fare una dedica speciale a Filippi, che purtroppo non sta bene, che sta lottando Antonio. E gli auguriamo ogni bene, speriamo di rivederlo presto, perché lui è veramente uno dei fan più sfegatati della Juve Stabia, ci sta sempre vicino e noi gli vogliamo bene, speriamo di rivederlo presto tra di noi. Max, dal punto di vista tattico è stata una delle chiavi della gara il fatto che siete stati molto aggressivi e letali in ripartenza nel sfruttare i loro errori, sempre vigili sul pezzo, sempre primi sulle seconde palle. Anche in questo forse è nata la vittoria. Sì, sapevamo che loro sono un'ottima squadra di palleggiatori e se li lasciavamo giocare ci avrebbero messo in difficoltà. Abbiamo preparato ad andarli a prendere altissimi cercando di limitare le loro giocate. E come dicevi, ci siamo riusciti bene, perché loro non mi ricordo occasioni pericolose in questa partita, ma quando provavano a giocarla eravamo molto aggressivi, rubavamo palla, ripartivamo bene, siamo stati pericolosissimi tantissime volte, quindi penso che a livello tattico è stata una gara perfetta.